Io faccio, devo fare una cosa. Devo fare gli auguri a William, che il 21 agosto compierà 11 anni. E auguri. Tua sorella mi ha chiesto di farti gli auguri. E quindi spero che passi un felice compleanno e tanti auguri. Auguri. Ciao William. Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo, passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto. Boom! Bella vecchia dama, grazie. Siamo tornati con un nuovo video di Ogni Gol, che dopo tanto tempo torna, perché ogni volta che mettiamo un video il mercoledì, perché come sempre Ogni Gol esce il mercoledì, voi ci dicevate dove sta Ogni Gol, dove sta Ogni Gol. Oggi facciamo Ogni Gol un segreto. Siamo pronti? Cioè, tu ci sei? Ogni Gol un segreto su di noi, tipo cosa facciamo? Cioè, qualsiasi cosa. Da piccoli, tipo, non lo so. Allora, come sempre, squadre casuali. 1, 2, 3. Ma che? Beh, guarda. Non penso. Oddio, che bella. Beh, è fantastica la mia. Vai, vai. Vabbè, quindi ogni gol un segreto. Prepariamoci a... Speriamo di fare pochi gol, perché... allontanarci proprio pesantemente. Allora, si riesca a prendere... Ah, oh, forse... Forse prende una palla. Grande Ryan. Ho capito, ma è fallo. Grande Ryan. Io c'ho una squadra irlandese, ricordo, che l'Irlanda secondo me non sanno cos'è il calcio, però va bene. Bene, bene. Tutti fanno irlandesi. Stronzi, oddio! Che apertura al centro! Ancora! Mamma mia! Mamma mia! Che gol fantastico! Spara sto segreto! Che tra l'altro sono cose che non so neanche io, probabilmente, quindi... Mi taglierò... Faccio una cosa che non sai neanche tu. Mi taglierò insieme a voi. Mi sono fatto la mamma di Xeni. quello già lo sapevo. Questo è un segreto che non sai neanche tu. Segreto serio, un segreto che non è vero, cioè un segreto che è vero, perché quello di prima non era vero. Comunque, un segreto che è vero è che da piccolo facevo sempre lo stesso sogno e mi sognavo che entrava dentro casa, da un vortice arcobaleno, una famiglia di cani umani. Che cazzo? Quindi ci stanno dei cani che avevano un kimono da karate. Ah no, da karate. Cominciavamo a combattere la famiglia mia contro la famiglia dei cani. Non mi succede ogni settimana questo segreto, questo sogno. Posso andare? Sì, vai. Voglio più sapere niente, guarda. Vabbè, è più sconvolgente questa che il primo segreto. Umani. Cioè, no, immaginate i cani che stanno su due... di cintura nera. I cioè... cani che sono su due zampe e menano come se fossero umani. But Ryan... Oh! No! Il roscio! Il roscio! Non so chi è. Ma è fuori gioco! Ma che capito roscio! Fermatelo! Ma se è finito, capito? Se è Tinti! Io stavo ancora a pensare al segreto che mi ha detto. Ma Codin, se è Tinti i giocatori proprio. Cazzo sto. Vabbè, comunque un segreto che io tipo ho continuato, non di seguito diciamo, però è una cosa che mi piaceva fare. Ho continuato a dormire con i miei genitori fino a tipo l'età di 12 anni più o meno, forse anche 13. Poi ho capito che stavo diventando un po' troppo grosso per dormire insieme a loro, perché ero già abbastanza grosso da piccolo. Era 1,70. Quindi non mi sa che è meglio che dormo da solo. Ma non era per questione di paura, cazzi, perché mi faceva piacere. Gli volevo bene, capito? Insomma, che devo fare? La metti in mezzo. Poi? E poi! E poi! E poi! E poi la spara in curva. Cioè, è talmente piccolo questo stadio che è uscita fuori dallo stadio. Guarda, in mezzo. No, sono staffato da solo, no. Mamma mia, in mezzo a due. Fantastico, unico, inimitabile. Che tocchettino fantastico. Portiere se lo guarda il pallone. Deciso di non parà. Lo sai che non mi mette niente, veramente. Scusa, si fa male, ragazzo. Boh, non mi ricordo. No, infatti è brutto perché io non mi ricordo questo momento topico della mia vita. Ah, all'asilo, mi ricordo che questa cosa mi ha costato tantissime botte. Ho cagato dentro lo zaino di un mio compagno di asilo. Sì, perché mi ha fatto rosicare. Ma tipo, mi aveva scarabocchiato il mio disegno. Ah, e gli caghi nello zaino. Eh sì, perché di solito invece se fai ci fa che tipo, se uno ti scarabocchia, tu gli sai un altro scarabocchio, no? No, invece tu no, io gli caghi in faccia. Io cagato, sì. E ho chiuso lì la storia. Ah, ok, ha vinto lui. La prossima volta non ha più scarabocchiato. Ci ha pensato bene due volte. Teresa. Ci ho salto! Oh, oddio, oddio, spazza! Oh. È passato! Che culo! Ma che culo! Unico! Il tiro! Guarda sto portiere di merda, Che cazzo, Eroscio, l'ha mandato. Ci va! Ha detto Eroscio, mo vi faccio vedere io. Babbaio con i miei capelli. E cazzo, prendo un altro gol. Guarda. Oh la madonna, si è rotto tipo tutto. Oddio, se ne va! Bello. Se n'è andato! Bello. Oh mio Dio, che cosa ha fatto? Oh mio Dio! Io lo sapevo pure che andava là, capito? Dio.
No, raga, cioè, questo no, è stupendo, è fantastico. Fatto con un giocatore di merda, perché dove figo Ronaldo, ok, ma guardate che gol. Cioè, fermi. Rientra. Passetto. Boh. Dice, e dai? Non mi viene in mente niente. Cioè, sì, cazzatelle dell'asilo, tipo che mettevo le mani dentro le mutandine delle bambine. Dai, dai, pensaci. Vabbè, diciamo che è un po' lungo sto segreto, però nel senso, c'ho paura dei farfalle. Cioè, non è che c'ho paura. Adesso no, mi fanno solo schifo e basta, anche se sto fantastico. Bene, quello che cazzo mi pare. Però, cioè, c'avevo tipo troppa paura perché una volta andavamo a caccia dei farfalle con Redino, ne ho presa una e tipo non so che cazzo succede. Io pensavo fosse una cosa molto carina, invece mi ha messo poco terrore perché non era una farfalla. Ma questi c'è uno sponsor del McDonald's qui. Ma infatti stavo a vedere pure io prima. Ah, vabbè, senti. Non era una farfalla, era una falena ed era veramente orrenda. Schifo. E io da là ho sempre pensato che le farfalle fossero tutte brutte, quindi mi sono panicato. E le falene fanno schifo. Infatti è stato tipo traumatico perché io me la sono messa, l'ho guardata e è bello, sai che fa quando la vedi? Sai che fa? Lena. Allora, sei andato? I miei sono il... Mamma mia che schifo. Ma come l'ha tirato? I miei sono un po' spastici, sono forse un po' di più. Ma la riprende. E poi la ridà. Ma poi la riprende. E poi la rimpancia. La rimpancia soprattutto. Non la rinciamo. Mamma mia. Mamma mia. Belkebla. Così a Belkebla. Belkebla. La palla per il ne. Se n'è andato. E pelato. La mette in mezzo. Pereroscio. Sembra uno che imita i romani. No, un romano. Ancora per vie centrali. Lui e Lama. Guarda che pezzo di merda l'ha fatta apposta. Io no. No. Tanto è così. No. Giallo. Mai fallo. Speso meglio. Cazzo, tu senti tutto però. Non è che sento. Che lui sente rumore. Sento rumore i tassi. Quindi devo coprirlo con la voce. Finisce qua 2-2. Non ci facciamo più male con i segreti. Quindi finisce. Bene. Avete saputo 2 segreti per 1? Niente, ragazzi. Penso che vi sia divertito a sentire i nostri segreti, soprattutto quello che riguarda me e la mamma di Xenic. Ma niente, noi ci becchiamo al prossimo video. Come sempre, lasciate un like e noi faremo un altro episodio con dei segreti. Sì. E condividete il video sotto, ci sono Instagram e la pagina Facebook. Bella. Ciao.